dico il mio modesto punto di vista, non bisogna dire la verità, però credo che sia stato sempre sotto gli occhi di tutti in questi anni che la forza politica del lago non è mai stata paragonabile alla forza politica dell'osso. Questo è stato un grande problema. E quindi chiaramente noi siamo sempre stati quelli destinati a soccorrere, perché ci sono molti modi di uccidere un territorio. Uno può arrivare con la mattina, mettere due assi, dire vabbè io ho chiuso DEA, vi ricordo che noi abbiamo un DEA di primo livello, la legge dice che con un DEA di primo livello deve avere tutta una serie di reparti eccetera collegati. Nel momento in cui tu lo declassi a pronto soccorso non sei più obbligato ad avere alcuni reparti collegati e piano piano uccidi l'ospedale. Quindi, che cosa succede? È molto semplice il gioco, la seconda ala non si fa, non si può fare la seconda ala dopo. Perché se fai la seconda ala domo devi riportare dei reparti a domo, domodossola diventa un dato indiscutibile, diventa assolutamente l'ospedale carico del territorio e questo non può essere accettato. E quindi tutto si ferma. E quando c'è la volontà politica le cose si riescono a fare. Cioè parlavamo anni fa di 20 milioni di euro, che non è una cifra impossibile, non fatevi spaventare dalla cifra. Cioè la regione Piemonte, i 20 milioni di euro non sono fantascienza. Infatti c'era un progetto, abbiamo speso dei soldi anche lì, però il progetto poi si è arenato. Nel frattempo, che cosa è successo? Si è dato il tempo all'ospedale di Verbania di recuperare un po' il terreno rispetto all'ospedale di Domodossola, sala operatoria anche lì, eccetera, eccetera. Ci sono, ripeto, molti modi di arrivare a certe situazioni, alcuni più eclatanti e altri molto più sibillini. Questo è quello che è successo in questi anni. Allora io vi dico che non sono assolutamente disposto ad accettarlo. L'ho detto sempre, l'ho detto in campagna elettorale, era il primo punto della nostra campagna elettorale. Non è un caso che io sia stato zitto in questi tre mesi, non ho mai fatto che ci sia un silenzio sulla sanità. Ho semplicemente aspettato. Ho aspettato perché ricordatevi che le amministrazioni serie fanno atti amministrativi seri. Ne danno conseguenza, gli annunci li porta via il vento. Vi faccio un altro esempio: i tanto decantati 5 milioni di euro non sono nulla, cioè 5 milioni di euro per la regione Piemonte non sono niente e soprattutto non sono una cosa seria, vi spiego perché. Che cosa significa 5 milioni di euro? Chi l'ha detto che devono essere 5 milioni di euro? C'è un piano esigenziale funzionale, c'è uno studio di fattibilità, c'è un piano finanziario che ci dice quale deve essere la compartecipazione esatta del pubblico. 5 milioni di euro cosa vuol dire? La legge Madia dice che il pubblico in queste operazioni deve mettere da un minimo del 5% a un massimo del 30%. Più può... La sanitaria locale lo diceva, esame, valutazione e determinazione conseguente. Sindaco, presidente, assessore e colleghi consiglieri. Per motivare il voto del gruppo Lega Nord su questo punto, vorrei fare un breve riassunto dei passaggi di questa intervista. Ultimato, ricatti dalle buoni, promesse fumose e la superficialità nel trattare passaggi fondamentali del progetto che hanno di fatto toccato la partita e chissà che qualche controllo antidoping postumo non riveli la beffa o il danno per i domesi consolari. Questo è un estratto di ciò che il gruppo, dichiarava giusto un anno fa in merito all'ospedale lungo del DCO e dalla sua ipotetica costruzione ad Ornavas. Ed ancora, la Lega Nord Domodossola non può che confermare i dubbi espressi in precedenza su questo progetto, che di fatto rivoluzionerà l'assetto sanitario ed economico del capoluogo sonano e stigmatizzare il comportamento di chi non ha permesso di fatto un democratico confronto. Prova di ciò è la convocazione a corpo morto del Consiglio Comunale Domese fissato dal Sindaco Tafini al penultimo giorno utile, forse proprio per evitare discussioni scomode. In quei giorni, stiamo parlando di novembre 2015, tra le varie iniziative, l'allora consigliere, oggi Sindaco Lucio Pizzi, proponeva un ordine del giorno per sostenere Domodossola come sede ideale per la costruzione della nuova struttura. Il gruppo Lega Nord propose a quel punto una serie di emendamenti con l'intento di rendere più forte il contenuto della proposta, oltre ad aprire la discussione tra tutti i consiglieri domesi verso alcuni dettagli fino a quel momento trascurati. Chiedemmo così di rivalutare lo studio di fattibilità del 2001 e la sua graduatoria, nonché il criterio del rispetto della scelta del San Biagio come ospedale cardine,
con DEA, qualora il ministro di roba essere per qualsiasi motivo revocato da DEA, che la regione intendeva richiedere per mantenere gli attuali etica. Sembra passato un secolo da quando, per primi, etichettando con un blef la proposta che Camparino, Rossini e Saitta portarono al Tecnoparco agli amministratori del Lucino. E stanti i passaggi ad oggi visti, non ci sbaglia male. L'azione di questi ultimi giorni del sindaco Pizzi e della sua amministrazione ha fatto costretto la regione a smuovere un po' di polvere, ma ad oggi ancora nulla di concreto catalogabile. Anzi, registriamo l'uscita di 4 deputati piemontesi del PD, di cui uno anche illustre sindaco locale, nonché fermo sostenitore della prima ora di Ornavasso Collina. Mostrano attraverso pubbliche dichiarazioni il loro disappunto verso l'assessore Saitta e la sua gestione del riordino sanitario piemontese, reo di poca collaborazione con i territori. Pertanto, nessuna garanzia per il San Biagio, nessuna garanzia per l'Uomo Rosso. Quanto sopra detto, oltre a tutto ciò che è stato esposto nella registrazione del punto all'ordine del giorno, non può che trovare la Lega Nord convintamente al fianco del sindaco nel mantenere in fede al primo punto del nostro comune programma elettorale, la difesa del San Biagio. Per questo voteremo a favore delle determinazioni individuali. Grazie a tutti. Grazie. Per adottare questa delibera ritengo che sia un errore molto grave e lei ha fatto una spiegazione molto dettagliata. Io non voglio entrare nel merito di tutti gli articoli che lei ha spiegato, però le spiego perché per me è un errore gravissimo, perché invece di difendere l'ospedale rischia di indebolirlo molto, per quello che ha detto anche il mio collega Claudio. Le voglio però ricordare i motivi che hanno portato alla firma di questo protocollo. Come lei ha detto, come è stato già detto, doveva essere individuato su richiesta della regione un solo DEA, no? E l'amministrazione di Domodossola si è battuta anche con il suo appoggio, signor sindaco, e quello di tutto questo consiglio comunale di allora, e di parecchi sindaci dell'Ossola, tra l'altro erano quasi tutti di centrodestra i sindaci che hanno appoggiato l'ex sindaco Catolino. Ricordo che l'ex sindaco, pur di mantenere i servizi esistenti a Domodossola, quindi ovviamente ha spiegato il mio collega, non obbliga entro una data specifica a fare la variante del piano regolatore per arrivare alla modifica d'uso di questi immobili. E qualora si dovesse verificare questa situazione, è chiaro che sarà solo e dopo il completamento del nuovo ospedale, signor sindaco, non prima. E sarà questa amministrazione, questo consiglio che deciderà, sicuramente con la regione, con le esigenze, ma deciderà quale sarà la destinazione d'uso di questi immobili. L'ex sindaco Catrini aveva anche specificato che la destinazione più idonea era quella comunque socio sanitaria assistenziale aperta al privato. Lei, signor sindaco, stracciando questo protocollo vuol fare saltare il banco, evidente, ma poi mi deve spiegare, ma mi deve anche convincere, signor sindaco, di come farà però a difendere, io ripeto, i servizi che stavano già prendendo la via del lago, il DEA, il punto nascita, l'emodinamica e poi tutti gli altri che comunque si stanno indebolendo, perché stracciando questo protocollo, scusi, non fa che il DEA stava prendendo la via del lago con l'Italia, sì, però è stato bloccato tutto. Ma perché è stato bloccato? Perché non andava bene, l'ha detto lei questa cosa. Stracciando questo protocollo, che come ha detto in quell'articolo che lei si è dimenticato di leggere, c'è scritto che fin tanto che il nuovo ospedale non diventerà operativo non si tocca nulla. Io voglio questa garanzia qui, a me della collina che non ci che lo locale non ha marchio, non interessa molto. Interessa che non si tocca nulla per i cittadini domesi fin tanto che non ci sarà un nuovo ospedale. Lei non si revoca, mi piace che mi interrompa, però c'è la io ho finito, poi lei mi può rispondere come vuole. Finisco. Dov'è il documento del ministero? Senta, signor sindaco, io finisco solo e poi lei può ripetere tutto quello che vuole. Le dico solamente, ma termino subito perché salto tutto quello che era. No, ho già bene finito, parli. Scusi. No, niente, si figuri.
però è stato tutto quello che era la parte tecnica. Le dico solamente di ripensarci, signor sindaco. Eventualmente consulti gli altri sindaci ossolani prima di prendere una decisione da loro. E poi concludo dicendo ritiri questa delibera. E poi adesso mi vedi che nome vuole. Lascia l'elenco. Grazie. Grazie consigliere Voltano, altri interventi? Prego. Seduto. L'introduzione del sindaco che è stata netta, chiara. Io la carissima e la stimatissima ragazzina viviamo tutti i giorni i problemi della salute gravi, meno gravi sul territorio, fuori dal territorio. Lei sa come noi si affrontano le situazioni. E io metto sempre come medico, e poi credo che tutti voi lo mettiate, al centro l'importanza dell'uomo, quindi una sintesi della mia per l'antropocentrica. E se dovessi poter concretizzare la stima e l'attenzione che merita i nostri figli, sarei a distribuirla equamente tra i 7 miliardi di individui che colonizzano il globo terrestre senza pregiudizio alcuno. Ma questo mio giudizio, che è prodromico ad una sintesi dei principi che governano l'idea di servizio vicendevole, non può che raccordarsi ad una mia considerazione sulla organizzazione sanitaria in Ossola, che l'ospedale ha per ora una funzione cardine. Io stavo esaminando oggi le liste che sono state presentate a primavera, dove erano concorrenti a sindaco la dottoressa Monica Consigli, Bernardino Gallo, signor Bernardino Gallo. Sì, buonasera. Faccio solo una puntualizzazione che la Giunta si è un po' scherzato sul termine ospedale di collina, ma a me sembra di ricordare che questo termine fosse stato usato a proposito del fatto che a Navasso le aree individuate erano due, lo dico per la stampa, e una veniva individuata come area di piano e l'altra area di collina, non perché avesse nessun altro significato che non quello che andava nella direzione proprio di individuare queste due aree e basta. Allora, dico due cose su questo protocollo di intesa che lei, sindaco, ci porta qui a votare oggi. A costo di ripetere delle cose che sono già state dette, io mi sento il dovere di puntualizzare alcuni aspetti, perché quando si è iniziato a parlare di ospedale unico nella nostra provincia, io, signor sindaco, ero già seduta su questi banchi comunali insieme a lei e altre persone che anche oggi sono qui con noi. Sono passati 15 anni e stiamo ancora discutendo di queste tematiche. Credo che sia doverosa però anche qua una premessa. Ospedale unico, non l'ospedale unico a Domodossola, l'ospedale unico in un territorio provinciale, perché altrimenti non ci si capisce, secondo me. Comunque, quando si è parlato per la prima volta di ospedale unico, si è parlato a proposito del piano, dell'allora famosissimo piano Ares, che diceva che in territori come il nostro, quindi per densità di popolazione, perché i riferimenti fanno sempre capo alla densità di popolazione, mai all'estensione territoriale. Allora, per un territorio con una popolazione come la nostra, i costi della sanità erano eccessivi e quindi bisognava andare a razionalizzare le spese cercando di migliorare le prestazioni. Questo era il motivo per cui nel piano Ares per la prima volta si parlava di ospedale unico. Appena sentito questo termine, il territorio tutto ha cominciato a discutere. C'era chi come voi, il centrodestra, era d'accordo da subito al tema dell'ospedale unico, e chi come allora, era l'anno 2001-2000,
il sindaco Catrini sosteneva che la scelta dell'ospedale unico fosse una scelta saggia per l'organizzazione della sanità, ma che se mai fosse sorto un ospedale unico, questo doveva sorgere a Domodossola. E a tale proposito lei, io, consigliere Bottaro, che a quei tempi sedevamo su questi banchi, dobbiamo ricordarci che subito nel momento in cui si è parlato di ospedale unico, si è votata una variante al piano regolatore che individuava in Domodossola, nella zona in uscita della superstrada, subito un'area che aveva come destinazione la possibilità di costruire l'ospedale unico. Questa scelta però andava bene per tutti noi, per l'Ossola e tutto, ma chiaramente non era andata bene né ai cittadini del Verbano né ai cittadini del Fusio, che la rigettarono, portando nel frattempo il sindaco Catrini non era più in amministrazione, c'era il sindaco Mottini, e quindi aveva portato l'amministrazione di Domodossola a dover mediare questa scelta, e l'allora sindaco Mottini aveva individuato insieme ad altri l'ubicazione di un nuovo ospedale unico a Piedimulera. Questa scelta aveva fatto partire subito dall'amministrazione Vigo di regionale subito l'affidamento di quelli che erano i progetti preliminari, eccetera. Tuttavia, anche su Piedimulera i cittadini del BCO si erano divisi e non si era trovato la quadra, perché Piedimulera andava bene anche lì per l'Ossola, ma non andava bene per il Verbano e per il Fusio. Quando il territorio aveva nell'arco di questi anni trovato mediazione e una scelta minimamente condivisa, quando l'allora presidente della provincia